Sì? Riferisco. Beh, sulla nebula di Suor Maria. Suor Maria, lei è la sorella della mia mamma. Ah, venite allora. Avanti, avanti, accomodatevi qui. Adesso vado a chiamare Suor Maria. È stata una brutta giornata oggi. Sono momenti duri. Siete voi Maddalena? Sono Suor Maria, vostra zia. Come va? E questo è il vostro sposo? Bravi. Sono molto contenta. Ma sarete anche stanchi? Venite su. E avrete certamente fame dopo tutto questo viaggio. E a casa come stanno? E la mia cara sorella? Quanta voglia di vederla. Sono anni ormai che non la vedo. E voi quando vi siete sposati? Stamattina voi? Solo stamattina? Ma che bravi siete venuti a trovarmi subito. Allora questa sera vi faremo festa con le altre sorelle e con tutti i bambini che abbiamo nella nostra casa. Abbiamo qui tanti bambini, sapete? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, benedici noi e il cibo che ci hai donato. Amen. Amen. Sono tutti angeli del cielo. Qui dentro con loro il mondo è molto più bello.
Gli abbiamo preparato così alla meglio. Non ci era mai capitato di ospitare degli sposi. Siamo molto felici della vostra santa unione. Il matrimonio è un santo sacramento. Siate sempre degni della benedizione di Dio che vi ha uniti. Quanto è caldo. Buongiorno. Si chiama Giovanni Battista. Ha fatto i 12 mesi l'altro ieri. Ed è sano come un pesce. È vero, Giovanni Battista? Sapete cosa gli manca per essere davvero felici? Dei veri genitori, una vera mamma e un vero papà. E lui, anche così piccino, può essere già d'aiuto ai suoi familiari, perché ha una sua dote, una discreta somministrazione di roba e anche un po' di danaro, che la nostra pia casa passerà 2 volte all'anno, a Santa Croce e a San Carlo. E per una famiglia di povera gente, qualche volta questo può diventare un vero dono della provvidenza. Si deve soccorrere a vicenda questo mondo. Lui potrà essere utile a voi e voi potrete essere tanto d'aiuto a lui. Ha imparato da poco a muovere i primi passettini. Provate ad aprire le braccia. E vedrete che lui vi verrà incontro.